Bella a tutti ragazzi, sono il Kisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, brucio. Oggi sono davvero in fibrillazione. Aspetta, perché saresti in fibrillazione? No, non dirmi che c'è stato aggiornamento dell'Hunter. Mega penso solo a quello, proprio. No, non questa volta, amica. Oggi si unisce alla nostra classe un nuovo studente ed ho sentito che avremo anche una nuova insegnante. Non mi hai ascoltato quando ne parlavo con tutti? Nah, ero mezzo addormentato. Attenzione ragazzi, vorrei presentarvi il vostro nuovo compagno ed anche una delle vostre nuove insegnanti. Chi saranno mai? Jack, Mrs. Tia, prego entrate. Jack, Mrs. Tia? I loro nomi non sembrano di persone provenienti da queste parti. Chi? No! Non ci credo! Sono già riusciti a infiltrarsi. Questo è il vostro nuovo compagno, Jack. È l'elementare di Ecorigia e il primo incarico di Mrs. Tia. Piacere di conoscervi. Lui non si presenta. Perché non saluti la classe, Jack? Di qualcosa, Jack. Sono Jack. Fate del vostro meglio per far sentire il benvenuto Jack, intesi? Bitch, ecco cosa serviva al banco vuoto. Dopo le lezioni... Ho sentito che sei molto intelligente. Jack non è un nome comune da queste parti, da dove vieni? Sei il fratello di Mrs. Tia, non è vero? Ha solo 17 anni, vero? È incredibile che sia diventato insegnante così giovane. La genialità deve essere ereditaria, come sono geloso. Lui evidentemente non ha molta voglia di parlare. Stai ascoltando, Jack? Come sai, la vera identità di Mega Man è Geostellar. Devi scoprire il segreto della sua forza. E quindi si sono infiltrati per quello. Geostellar, cosa vuoi da lui? Se intendo essere un grande presidente del corpo studentesco, devo pensare anche ai sentimenti dei nuovi arrivati. Hai ragione, Pez, che idea grandiosa. Posso mostrargli una fantastica bistecca vicino a casa mia. Questa non sembra una cattiva idea. Mi chiedo quando farà la sua mossa. Ehi, Geo, Jack qualche secondo fa ha fatto il tuo nome. Davvero? Il mio? Lo conosci, Geo? Non l'ho mai incontrato prima d'ora. Ma ad ogni modo... Jack, benvenuto all'elementare di Ecorigia. Ad ogni modo, hai un soprannome con cui ti piace essere chiamato? Lasciami in pace. Devo parlare con Geostellar. Mi chiamo Luna Platz. Attualmente ricopro la carica di capoclasse della quinta A, ma sono in corso per la carica di presidente del corpo studentesco. E allora, che importa? Devo parlare con Geostellar. Oh, comunque, Jack, sei interessato ad unirti ad un team? Il mio team, Luna per Press, fa del suo meglio ogni giorno per migliorare questa scuola. Non potrebbe fregarmene di meno, davvero. Devo parlare con Geostellar. Proprio l'altro giorno... non la smette! Abbiamo supportato il lancio di un razzo. Zitta! Non puoi stare zitta? Non mi importa se sei la capoclasse o del tuo team, bla bla bla. Sto cercando di parlare, quindi cerca di rimanere in silenzio per una volta. Come ti permetti? Stavo cercando di darti il benvenuto. Non mi serve la tua compassione. E non ti ho chiesto di fare niente per me. Fatti gli affari tuoi. Che maleducato. Oh, è l'unico che ha fatto star zitta, Luna. Oh oh. Non intendo perdere il mio tempo con te. Che sei stupida? Che chiacchierona. Che chiacchierona. Davvero, un insulto adesso. Io mi sarei più arrabbiato per essere stupido, però. Vabbè. Geo, ho fatto qualcosa di male? Non penso. Per il momento forse dovresti lasciare fare a me. Per qualche motivo? Perché ti preoccupi di un tipo come quello? Concordo al 100%. Non riesco a credere che si sia comportato in quel modo con la Prez. Lei cercava solo di essere gentile. Ma Zack, Wood, la prima volta che ci siamo incontrati non mi sono comportato allo stesso modo? Effettivamente. Geo, mi spaventavo avvicinarmi alla gente dopo la scomparsa di mio padre. Mi nascondevo in casa, dentro il mio guscio. Ho fatto del mio meglio per evitare Prez ogni volta che mi invitava a scuola. Ma in qualche modo sono diventato parte del vostro mondo. Ed ora sono una persona diversa. Andrò a cercare Jack. Mi dai una mano, Mega? Meh, potrei anche. Non è qui. Pensavo che fosse venuto da questa parte. Oh, Wizard! Ciao, Wizard! Scusami. Cosa posso fare per te? Hai visto un ragazzo della mia stessa età venire da questa parte?
Sto cercando un mio compagno di classe. Ho visto parecchi ragazzi ultimamente, quindi devi essere un po' più specifico. Ha i capelli neri e un po' più basso di me. Capisco. No, come ci sei arrivato sul tetto, va bene Jack? Come ci sei arrivato? Ragazzi, jeez, penso che sia ragazzi. Indagare sulla gente è proprio noioso come pensavo che fosse. Lo sistemerò adesso. Jack. Con chi parli? Cosa c'è, Corvus? Voglio conoscere il vero potere di Mega Man, ma saresti un pazzo di ignorare gli ordini di Mr. King. Credo che tu abbia ragione. Ok, ma prima intendo fare una piccola prova. Cosa ha lanciato? Ah! Cosa succede? No, qualcosa non va con il mio corpo. No, e che sia... Ok, siamo morti. Ah! Oh no, è fuori controllo. Perché queste cose accadono sempre quando sono in zona? Ragazzo, resta calmo, è ora del cambio d'onda M. Sembra che non abbiamo altra scelta. Ok. Diamoci dentro, Gio. Ok, fermiamo questo tipo. Ok, ragazzi, battaglia... Prima battaglia d'onda e dopo Menes. Quindi... La vedo dura, eh. La vedo dura. Oh! Amico mio... Oh! Oh, picchia duro questo. Mi dimentico sempre con la barriera. Ok. Mi sta tenendo un po' sulle spine. Oddio. Ok, ce l'ho fatta. Quindi tutto a posto? Cosa è successo? Sembra sia ritornato normale. Maledizione! Sembra che un comune wizard non sia sufficiente. Allora la prossima volta... Geo! Davvero, nessuno lo nota su un tetto? Arriva qualcuno. Sembra che per oggi sia finito il divertimento. Eh? Mi ha chiamato qualcuno? Anch'io l'ho sentito. Forse era solo la mia immaginazione. C'è Sonia! No, anch'io sono certo di averlo sentito. Non è possibile che ci sbagliamo in due. Sì, strano. Che? Cosa? Non muoverti, Geo. Una sola mossa e sei spacciato. Che? Cosa? Prova ad indovinare chi sono. Potresti essere Sonia. Ok, l'animazione è decisamente migliorata. Infatti sei Sonia. Risposta sbagliata, Geo. Eh? Non potresti sbagliare per almeno una volta? Sai, sei irritante. Non penso che... Questo è tipico di te. Lasciamo stare. È passato un po', perciò sono venuto a trovarti. Sei venuto a trovarmi. Wow, grazie. È passato quanto? Un mese? È passato così tanto che pensavo che ti fossi scordato di me. Non volevo che accadesse. Non potrei mai dimenticarti. Sei stata la mia prima brother, Sonia. Hai ragione. Ehi, ciao amica, sembra che tu si sia diventato il wizard di Geo. Sì, lasciamo perdere. Non dirmi che hai portato tu sei chi con te. Oh, ti riferisci a me, caro? È Arp. Sì, infatti, ecco Arp. Non devi nascondere il fatto che sei felice di vedermi. Ah, così sei qui. Lyra? Non era Arp? Magari è il nome inglese, non lo so. Naturalmente, dopotutto sono il wizard di Sonia. Ma non è che mi faccia portare in giro. Sono una femmina aliena forte e determinata. Ok, va bene. Wow! Quella è Sonia Strum! È davvero Sonia Strum? Oh oh! Sonia, Sonia Strum! Però anche la musica è di pericolo. La super famosa star Sonia Strum? Wow, è diventata più famosa di quanto pensassi. Si trova Echo Ridge? Oh oh, mi ero scoperta. Che cosa facciamo? Per questo motivo ti avevo consigliato di travestirti. Ma volevo essere sicura che Gio e gli altri mi riconoscessero. Sai, dovresti darmi retta molto più spesso. Buona fortuna ad uscire da questa situazione. Scusa ragazzo, ma dovrei cavartela da solo questa volta. Ma come possiamo trasformarci? Leila, non lasciarmi quando Gio ha del tuo aiuto. Quando ci ritroviamo dimentico che sogni così famoso. Ah, Sonia!
Così va male, tra poco si scatenerà una rivolta. Siamo in quattro, dobbiamo scappare, Sonia. Cosa? Come? Ho un'idea. Ah, vedi che cambiano d'onda. Sembrava la cosa più logica. Bene, nessuno si è accorto di noi. Giro, scusami tanto per essermi fatto vedere senza riflettere. Non hai nulla di cui doverti scusare. Non puoi farci nulla se sei così famosa. Ed è mio dovere come tuo amico aiutarti quando ti trovi nei guai. Sei il migliore, Giro. Usciamo da qui prima che ci scoprano. Ma come? C'è una sola cosa che possiamo fare. Ah, il cambio d'onda M. Esattamente, forza, muoviamoci. Ok. Raggiungiamo la strada onda. Perfetto, sei pronta, Lyra? Sono pronta, Sergio. Cambio d'onda M. Ah, lei non è cambiata. È passato tanto tempo dal nostro ultimo cambio d'onda M. Ok, ora di andare sulla strada onda. Ok. Wow, basta fare così per andare sulla strada onda. Lì c'era un venditore comunque, eh. Possiamo rilassarci ora che siamo arrivati fin qui. Ho sentito una voce nel mio hunter quando ho fatto il cambio d'onda M. Penso che abbia detto transcodifica e poi abbia aggiunto 004. Sì, ho sentito la stessa cosa tempo fa. Io sono il numero 003. Credo che in qualche modo la polizia Satella ci abbia schedati. Non preoccupartene. Muoviamoci. Gio, voglio dire, Mega Man, cosa facciamo adesso? Prendiamo questa strada d'onda fino al tetto della scuola. Gli saremo al sicuro. Ok, buona idea. Dovremmo ritornare giù per un po'. Andiamo, Arknote. Ok, andiamo. Infatti si chiama Arknote ancora. Non Lyra Note. Ma, vabbè. Diamine, è allegra come sempre. Meglio se andiamo qualche... anche noi. Forza, Mega. Ok, ragazzi. Infatti c'è un venditore lì, vabbè. Ok, ragazzi, per oggi aggiungeremo il tetto della scuola nella prossima parte. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Si è sbloccato qualcosa. Si è mosso. Davvero? Gatto, cosa? Oh, gatto. Cosa cazzo è? Quello si era sbloccato. Quello. Oh mio Dio. Quel brutto tipo. Gatto. Gatto, tu stai qua a ridere e basta.